Il Rayer Day, che proponeva una dopo l'altra le partite delle due prime squadre rogranata, si è aperto con una vittoria schiacciante dell'Umana Rayer femminile nel derby contro le cugine di San Martino di Lupari. Le rogranata fanno così 2-2 nelle prime due partite del campionato e soprattutto mettono in mostra già un ottimo livello di gioco. L'Umana parte subito bene con Ruziskova che mette la bomba del 9-3. San Martino risponde e con Davis trova il pareggio a quota 12. Una scatenata Beva Bagnara firma il controbreak che chiude il primo quarto sul 22-18. In apertura di seconda frazione arriva poi il secondo allungo oro granata e questa volta la formazione ospite cede di schianto. Dotto e Fontenet prolungano il vantaggio. L'Umana alza l'intensità difensiva e proprio in conseguenza di un pallone recuperato le ospiti fermano la nuova ripartenza di Fontenet con un fallo antisportivo. L'Umana è un fiume in piena e tocca con due canestre di Sandri anche il più 18. Le ragazze rogranata vanno così negli spogliatoi con un vantaggio consistente e tra gli applausi del proprio pubblico. Il terzo quarto inizia come si era concluso il secondo, con un canestro di Ruziskova. Poi quando Carangelo infila la bomba il vantaggio diventa davvero notevole, più 24. Le ospiti si scuotono e piazzano un break di 6-0, ma la reazione si ferma lì e l'Umana continua a veleggiare oltre le 20 lunghezze di vantaggio. Coach Liberalotto si sgola per chiedere alle rogranata di tenere alta la concentrazione. Le sue richieste vengono ascoltate dalla squadra che chiude il terzo quarto sulla tripla a fil di sirena di Beva Bagnara dopo una ottima circolazione di palla in fase offensiva. Scrosciano gli applausi sull'orogranata anche nell'ultimo quarto. L'Umana è scatenata e Carangelo trova la bomba che vale il 72-45 a 4 minuti dal termine. San Martino è invece stordita e subisce anche la recuperata di Fontenet che si invola in contropiede per il 74-45. Gli ultimi minuti sono pura passerella con l'Umana che fa conto tondo e tocca anche il più 30 tra gli applausi del numeroso pubblico presente.